Ciao a tutti, oggi vediamo un esercizio di geometria analitica nello spazio che fa parte del programma di quarta superiore. Allora, in questo esercizio ci vengono date due coppie di punti, AB e CD, e ci viene chiesto di stabilire se la retta AB è parallela alla retta CD. Allora, chiamiamo le due rette R ed S e andiamo a trovare l'equazione in forma parametrica. Quindi per la retta R avremo x, y, z e con la formula che vi ho fatto vedere nei precedenti video sappiamo che basterà scrivere per esempio il punto A, 2, 0, meno 2, e ora sommare più componente B meno componente A moltiplicate per T. Quindi per esempio per la componente X avremo 4 meno 2 moltiplicati per T, quindi 2T. Poi avremo 3 meno 0 per T, quindi più 3T. E infine 2 meno meno 2 che fa 4, quindi più 4t per la componente z. Stesso procedimento per l'altra retta, la retta S, quindi avremo x, y e z che sono uguali a 2, 2, meno 4, dopodiché andiamo a fare più 8 meno 2, 6, 6t, più 11 meno 2, 9, più 9t, e 8 meno meno 4, 12, più 12t. Ora, per capire se queste due rette sono parallele dobbiamo andare a vedere le loro direzioni. Per trovare la direzione di una retta, per esempio NR, basterà guardare i coefficienti della T. Infatti le componenti del vettore della retta sono dati per ogni componente dal rispettivo coefficiente della T, quindi da questi 2, 3 e 4. Quindi avremo 2 per la X, 3 per la Y e 4 per la Z. Per la normale alla retta S il procedimento è identico, quindi avremo 6, 9 e 12. Ora, affinché le due rette siano tra di loro parallele, bisognerà che le loro direzioni siano tra di loro sempre parallele, quindi NR parallelo NS. La formula per verificare il parallelismo è che NRX su NSX sia uguale a NRY su NSY uguale a NRZ su NSZ. Quindi avremo che 2 fratto 6 deve essere uguale a 3 fratto 9 e che deve essere uguale a 4 fratto 12. È vero? Sì, perché se facciamo le semplificazioni abbiamo che 2 fratto 6 fa un terzo, 3 fratto 9 fa un terzo e 4 fratto 12 fa sempre un terzo. E quindi il parallelismo è verificato, le due rette sono tra di loro parallele. Io spero che sia tutto chiaro, se è così lasciate un mi piace, se avete qualche dubbio scrivetemi un commento e come sempre ci vediamo al prossimo video.